E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Sulla Gino del Canale 7. Ok, premetto una cosa, ok, siamo comunque quasi vicini al finale di Canale 7. Non lo so, appena, credo, appena riesco a finire la serie gameplay sull'originale Canale 7, ok. E comunque credo che ci sarà la serie gameplay comunque su Pokémon Diamante dopo finito Final Fantasy 7. Credo che finita la serie gameplay, questa serie gameplay, non so, forse, non so, al 70% forse tornerò a fare video con Loquendo, che comunque è da 2 mesi che non faccio video con Loquendo, però tra l'altro da quando io mi sto soltanto dedicando. Non mi sto più dedicando a Eloquendo, ma mi sto dedicando soltanto al gameplay e alle dirette, però sto comunque crescendo di iscritti, grazie sia grazie al gameplay che alle dirette forse. Oh, siamo vicini. Dai, la resa dei conti si avvicina. La barriera di Sephiroth è sparita. Sid, Lightwind può entrarci? Ah? Di cosa stai parlando? Possiamo andare ovunque. Giusto, scusami. Ehi, Kite Sith, cosa c'è? Calma. Scarlet, Heidegger, stai parlando? Ah, ecco, ma Kite Sith è ancora una sfiascina. What the fuck? Pensavo che si fosse ribellata. Cosa succede? Ah, ma tra l'altro il presidente Rufus è morto, quindi, dopo l'esplosione, wow. Quindi il presidente della Shield attuale allora è Heidegger, non è più Rufus, wow. Strano, il presidente non risponde. Non il presidente, il Sister Ray. Cosa è il Sister Ray? Non mi dire che il Sister Ray è Kite Sith. O forse, non lo... Ah ah ah, cosa c'è, Reeve? Ti comporti in modo strano. Non avete capito, l'energia emessa dal reattore è in aumento. Ehi, un momento, è pericoloso. Se si deve raffreddare per 3 ore o esplodere tutto, Reeve, devi fermarlo. Niente da fare, non è operativo. Qualcuno ha staccato la macchina dal sistema di controllo, oddio. Non si può intervenire da qui. Centro di controllo, rispondete? Ehi, chiama il centro di controllo. Oh, cosa fai? Mi dai gli ordini? Non mi importa come, fallo. Direi che il futuro presidente della Cina sarebbe stato Reeve, credo. Ah ah ah, solo un momento, Sephiroth. Ti darò tutta l'energia che vuoi. Oddio, Hoshi sta combinando qualche guai, eh. Quindi, porca miseria, vuol dire che il professor Hoshi stava mettendo in pericolo. Sta mettendo in pericolo Midgar. Solo per dare l'energia a Sephiroth. Ok, Osho è impazzito. Osho, fermo! Non usare il cannone! Midgar è in pericolo! Ah ah ah! Midgar? Già! È prezzo da pagare! Osho! Osho! Maledetto! Mostrati, Sephiroth! Mostra il tuo potere! Ah ah ah! Annetta ciò in cui credo! Innanzi al tuo potere, la scienza è totalmente inerme. È dura da ammettere, ma lo accetterò. Mostra la tua forza. Ah ah ah. Ok. Osho è completamente impazzito. E noi dobbiamo salvare Midgar prima che Osho compina qualche guaio. Fa qualcosa, brutto cartaccio spelacchio. Ok. Proprio bello un insulto. Proprio originale da parte di Barrett. Ovviamente. Non c'è modo di intervenire. Osho agisce di sua volontà. Eh? Non mi piace.
Ti ho beccato, Rib. Ora è tardi per nascondersi. Non puoi fermare il reattore? E ok, sta puntata credo che la chiamerò Ritorno a Midgard. Non si può fermare. Sei della Scilla, no? Perché è impossibile? Ci è costato molto arrivare fin qua, non tradirci se ci tieni alla pelle. Vi dovete fidare di me. Maledetto gatto, non capisci quello che voglio dire? Non mi fede una mazza della Scilla. Se sei un uomo, no. Se un essere umano, devi pensare a pianeta. E non dimmi che non ti importo. No, se spegniamo il reattore potrebbe scoppiare tutto. Perché? Non puoi bloccare l'afflusso. L'afflusso si può bloccare solo dall'interno del reattore. Il reattore è un condotto per il deflusso dell'energia. Una volta che è stato attivato, che è impossibile chiuderlo senza che esploda ogni cosa. Né possiamo impedire all'energia di fuoriuscire all'esterno. Un'esplosione! E l'esplosione sarebbe più potente di quella del reattore del settore 1. Merda! No, il cannone! Andiamo a Midgard, sta per esplodere tutto! Bisogna fermare Osho. Porca miseria, ma quel maledetto pazzo schifoso, ma... Cosa? Ok, Osho è completamente impazzito, ragazzi. Vuoi, tipo, dare tutto all'energia a serio. Sembra che Cloud e gli altri stanno arrivando. State fuori dai piedi. Non essere ridicolo. Non credo poco che tu possa darmi degli ordini. Le forze Shinra faranno del loro meglio per sconfiggere il nemico. A causa loro io è una faccenda privata. Il presidente è morto. Ora faccio come ho. Cioè, praticamente il presidente Reeve, quando il presidente Rufus è morto, quindi Heidegger non può fare quello che cazzo gli pare. Quindi... Heidegger, è il momento di usare la nostra nuova arma. Ok. Fante della Scilla proprio qui a cazzo. Ehi, aspetta. Cloud, tutti voi, mi dispiace, ma... Ok, qualcosa mi dice che Reeve non è proprio veramente cattivo. Sotto sotto, eh. Dimmi, ci andrai, non è vero? Certo. Infatti, perché ovviamente ci vivono molte persone a Midgard, quindi non possiamo non tornare a Midgard. Ok, sta puntata non so come la chiamarlo, ma credo lo chiamerò Ritorno a Midgard, credo. Lascio la nave nelle tue mani. E facciamo ritorno. Andiamo a Midgard. Oh, nostalgia. Questo mi fa venire la nostalgia di quando ho iniziato questa serie gameplay. Sono passati mesi da quando ho iniziato questa serie gameplay, eh. Non so se vi piacerebbe tornare con Loquendo, ragazzi. Che comunque sono già passati 2 mesi. Magari forse tornerò con Loquendo, ma non al 100%. Tornerò con Loquendo, però. Però ho finito la. Magari finita la serie gameplay su. Allora, tra l'altro, la musica è cambiata, eh. Non ricordo più nemmeno dove si trova Midgard. Di qua è il fotocondo. Di qua c'è il. Oddio, di qua c'è il Weapon. What the fuck? Cacchio si fa qui il Weapon? Ma quante Weapon ci sono? Diamond Weapon, Omega Weapon. Ma non erano tre, o forse sono quattro i Weapon? Credo che sono tre. Poi scrivetelo nei commenti. Che io credo che sono tre i Weapon. Che uno è l'Omega Weapon, l'altro è Diamond Weapon, l'altro chi è? Siamo a Midgard. Avete forse dimenticato che a Midgard c'è la legge marziale?
Cosa faremo ad arrivare? Come faremo ad arrivare fino al reattore? Ogni accesso alla città è stato bloccato. Vi ricordate o no che noi abbiamo Lightwind? Dove siamo ora? Infatti, perché poi comunque, ovviamente, ci lanceremo con il paracadute. Dove siamo? Se non per terra, dal cielo. Infatti, quindi useremo i paracadute. Eh sì, Ok, usiamo i paracadute per atterrare a mille, quindi facciamo proprio atterraggio perfietto, proprio in modo diverso da dire parcheggio perfietto. Ok, wow, proprio ritorno a mille. Tanto all'inizio del gioco, quanti ce ne sono di personaggi ormai reclutati, eh? Pensare che a Midgar eravamo soltanto Cloud, Barret e Tifa, eh? All'inizio di gioco, eh. Poi ci siamo arrivati. Ok, vediamo chi metterò in squadra. Io credo che andrebbe bene questa squadra qua. A parte che devo comunque apprendere anche tutte le limit di. Ah, anche tutte le limit di Yuffie, perché devo ancora sbloccare la limit finale di Yuffie, perché là si blocca l'alpa gota di Butai, la limit finale di Yuffie. Pronto, forse ha pagato di Cosola. Va bene così, sì. Che forse ha pagato di Butai, o come si chiama. Cioè andremo credo al disco 3. Arriviamo. Non so se sono riuscito a sbloccare la macchina. Andiamo tutti. Paracadutiamoci. Ciao. Io già siamo in 12 minuti di gameplay, wow. Ma visto che siamo vicini a finale, non so quanti minuti registrerò ancora poi. E ok, siamo a Midgar. Oh, nostalgia la chiamavano. Nostalgia dei primi episodi. Heidegger ci stava cercando. Restate qui, è pericoloso. Meglio andare nel sottosuolo. Ok. E non è sottosuolo di Undertale. A proposito di Undertale. Vediamo. Oh, tanto siamo al settore 8. Guardate il settore 8. Al settore 8 comunque c'era già stato anche Zack, vi ricordate? Ok, la squadra è pronta. Oddio, tanto è già quasi pronta la limit finale di Tifa. E quasi quasi vi faccio vedere la limit finale di Tifa, va. Anche se fosse un po' sprecato, ma vorrei conservarla contro. Qui è da dove passeremo. Presto, a Canone Mako. Oh, la nostalgia della musica. Quanto mi è mancata sta musica. Mi è mancata sta musica. Tanto sta musica c'era già all'inizio di gioco. Ovviamente non continua quando inizia la battaglia. Peccato. Ok, si mossi sono deboli all'elemento duro, quindi un bel tantaka. Porca miseria, però potevo pure. Ok, dai, sai che ti dico? Ultima. A parte che fa
Già ultima verso tutti in automatico, c'è bisogno nemmeno c'è nemmeno bisogno di uomini. Porca miseria, quanto. Ok, tra l'altro ci ho recuperato gli MP perché ho messo Shido, un certo Shido mi aveva consigliato di mettere Assobi MP, cioè non ho nemmeno fatto caso che non c'era bisogno di mettere Omni vicino. Oh, Mega Elisir, esatto, Mega Elisir. Uno degli oggetti più rari di tutto Final Fantasy, che poi difficilmente useremo. Praticamente qua parte la Mega Elisir, lo conserveremo poi quando magari affronteremo un mostro più potente. Ok, se non sto qui non è che ha molti HP, quindi. Oddio, faccio vedere colpo per due. Che tra l'altro colpisce due volte. Tra l'altro se non ero andata alla Jelinka, probabilmente non l'avevo recuperato mai questa materia tipo rarissima. Erisil. Tra l'altro mette pure tensione sta cosa. Calo che non continua però. Sarebbe stato bello. Ok, cura su Omni, mannaggia, forse avrei messo Tandaka con Omni così. Dato che si mosse sul debole all'elemento. Evento tuono. Tanto credo, non credo che. Se ero Omni contro questi. Omni. Se ero la limite finale di Tifa contro questi mostri. Sarebbe comunque sprecato. Sarebbe comunque uno spreco. Credo che lo conserverò per quando dovremo tipo combattere contro Osho, credo. Atto che sia, siamo a reattori. Ah no, sottosuolo. Del settore 8. E non comunque sottosuolo di Undertale. Dilazione a parte. Oh, ma ancora sti mostri qua. So depo. Come? No, Confu. Ti ha dato confusione. Tutti fa qua. Porca miseria. Eh sì, da livello 76, a parte che in off-camera avevo livellato come lo schifo. Che posso inizio? Dato che no, ne ho tanti. E non so dove devo andare qua. Qua c'è tipo dei vicoli ciechi qua. Oh, che ricordi a Midra, tipo, a parte che. Che all'inizio del gioco vi ricordo dovevamo tipo fare esplodere i reattori. Però abbiamo scoperto questa, tipo che facendo esplodere i reattori però coinvolge. Perché facendo esplodere i reattori però abbiamo scoperto che questo. Che facendo esplodere i reattori non abbiamo soltanto coinvolto la Shin, ma abbiamo anche coinvolto la gente di Midgar. E forse proprio per questo che non siamo. Avalanche non sta facendo più esplodere reattori. Oh, fascia a Jesus squadre. Dovrebbe essere uno dell'equipaggiamento. Credo che fosse. Oh, Zilric. Donald comunque di fece 100 di difesa però. Non ha supporto di materia però. Quindi no. Bracciale di guerra. Wow. Carica poco. Ah, però ha solo un coso là.
riduce di tanto la mano di pesamento, credo di no. Cosa gli devo mettere? Credo rimango al forte braga del scialetto. Ok. Vediamo. Scialetto opale. Qua. No, credo che sia meglio. Vedete qua. Porca miseria. Ecco. Cioè, tra l'altro sto gioco non c'è incontri zero proprio come fa Final Fantasy 8, porca miseria. Colpo non male. Ma è massa gamba, porca miseria. Ti becchi poi un bel tantata qua. Oh, quanta danno, quasi 9.999. Ormai anche con Seed stiamo avvicinando a 9.999 con la magia, eh. Oddio, però come cacchio faccio a scendere? Tanto non so dove devo andare qua. Tanto non credo che posso recitare più finire poi. Di qua vedo. So che ci fossero delle strade pure qua. E forse dovrei andare di qua. E saltare, vedo. Voilà. No, potevo saltare. No. Avevo perso quel forziere. Forse perché non sono riuscito a premere in tempo. Oddio, il behemoth. No problem. Ultima. Tanto stiamo attenti qua perché behemoth è molto forte. Tanto. Trasforma il nemico in oggetto. Vediamo, forse se lo indeboliamo di più, forse. Potremmo anche riuscire a trasformarla nell'oggetto. Oddio, Flare, porca miseria! Molto cazzo. Infatti perché Flare toglie molto, porca miseria. Continua ad attaccare, porca troia. Che coccacchio che bella scusa. Siamo subito vento bianco qua. Porca troia. È male che ho usato vento bianco, dai. È un bel pitaka. Perché vento bianco ha recuperato poco? Ah, già è vero, gli HP. Gli HP dimezzati, forse. Ok, forse quel fossile non so se è recuperabile ancora oppure no, mannaggia. Ok, magari potrei anche velocizzare un po' perché non è che vorrei metterci 30 anni soltanto per salire su quelle cacchio di scale qua. No, siamo tornati indietro. What the. Qua no, sei di qua. Ok, quindi è recuperabile quel fossile. E apri lo sto fossile cloud. Starlight Phone, mi credo. Credo che sia l'arma finale di Kite Seed, credo. Sì. Ok,
non lo so. Porca, c'è un attimo incontro casuale. Infatti non posso neanche velocizzare perché qua sti mostri del sottosuolo qua sono. A parte questo che non è molto forte. Allora, pochi HP. Meno male. Cioè, è un'altra pozione, Cloud, per questa pozione. Dovremmo tornare lassù. E tra l'altro dobbiamo fermare Ocio, ma non in questo episodio, male. Nel prossimo episodio. Mettiamo l'ultima così. Così li togliamo subito dalle palle. Vai con l'ultima, mamma mia. Ho il potere nelle mie mani. Non potete fermarmi. Anzi, non potete fermarci. Okay, sono comunque reso cazzuto. Tipo dicendo questo. Io faccio tipo il cazzuto. Soltanto perché abbiamo la materia ultima. Ok, credo che potrei terminare qua questo episodio. Quindi ragazzi, parte il ritorno nostalgico a Midgar. Tanto sta canzone, mamma mia, non si sentiva da quanti episodi. Quindi ragazzi, termina qui anche questo episodio sull'origine di Final Fantasy VII e credo che al prossimo episodio daremo la caccia a Ocho. Quindi da questo capone è tutto e ci becchiamo alla prossima.